Buonasera, benvenuti alla Libreria Rotondi. Questa sera Ruggero di Castiglione ci parlerà del Maestro di Cagliostro. La libreria è stata fondata da Amedeo Rotondi alla fine degli anni 30, è negozio storico del Comune di Roma e specializzata in Oriente, esoterismo, filosofia e religioni. Offre inoltre una vasta e interessante proposta di testi fuori catalogo e rari di tutti i generi. Ruggero di Castiglione è studioso di simbolismo e tradizioni, è autore di 6 volumi sulla storia della massoneria e del noto Corpus Massonicum. Ha scritto molti testi e saggi, i più recenti sono Totò Massone, di cui ha parlato proprio in questa libreria esattamente un anno fa, quasi, e poi il Conte di Cagliostro e il Cavalier d'Aquino. Adesso, Ruggero, prego. Cari amici e care amiche, allora noi cominciamo a parlare di un personaggio che fino a una ventina di anni fa era completamente ignoto. Si parlava in tutti i testi che parlano di Cagliostro, e quando si parla di Cagliostro ricordiamoci che sono stati scritti migliaia di libri, sia apologetici sia contro il personaggio. Non solo, ma sono state scritte commedie, sono state scritte anche delle opere liriche, e la stessa zarina Caterina, va bene, ha scritto delle commedie sul personaggio. Per cui quando a un certo punto noi parliamo di queste migliaia di opere, di cui si parla di un Cavalier d'Aquino, va bene, che sarebbe stato il maestro di Cagliostro, però nessuno ha tentato, ha cercato negli archivi oppure in altri luoghi di trovare realmente chi è questo personaggio. Allora, io da buon napoletano che vive fuori, va bene, sono arrivato. Ho detto, ma perché non cerchiamo tra le antiche famiglie napoletane se c'è qualche erede di una delle più gloriose famiglie, i cosiddetti d'Aquino, che tra l'altro sono ancora viventi. L'ultimo, diciamo così, titolato del grado di principe è morto, credo, un mesetto fa, 2 mesi fa circa. La vedova è ancora viva, i figli ancora sono abbastanza attivi, e il cugino Alessandro d'Aquino, che viveva a Napoli, a via Corso Vittorio Emanuele, è stato il tramite per trovare questo personaggio. L'ho chiamato, sono andato a trovarlo a casa e nel suo salotto, va bene, un bellissimo ritratto del viceré di Sicilia, Francesco d'Aquino, principe di Caramanico, copriva un'intera parete. Ecco, partendo da questo personaggio, Francesco d'Aquino, che è stato uno dei grandi maestri della massoneria napoletana. Uno di quei grandi maestri che si rifiutarono a suo tempo di soggiacere all'egemonia, al predominio della massoneria inglese, e costituì una massoneria nazionale, che era cattolica, che era filo-borbonica e naturalmente era legata alla dinastia che in quell'epoca c'era nel Regno di Napoli. E Francesco aveva un fratello. Questo fratello, attraverso, diciamo, i documenti che il buon Alessandro d'Aquino mi ha procurato, va bene, si chiamava Luigi. Già questo punto di partenza era importante, perché attraverso, diciamo così, la genealogia siamo arrivati
a sapere la data di nascita, la data di morte, siamo riusciti a individuare, diciamo così, vari elementi, e attraverso alcune fonti abbiamo ricostruito il personaggio. Racconta Vanvitelli, famoso costruttore della villa di Caserta, Villa Reale, che questo Luigi era uno scapestrato, uno il quale era ospite sempre di tutti i salotti dell'aristocrazia napoletana e si dimostrava essere sempre uno che creava dei problemi, tipo quello di parlare male di Tizio, di parlare male di Caio, e poi qualche volta capitava, come è successo, e ce lo racconta il Vanvitelli, va bene, che aveva parlato male del vescovo, e in quel momento il vescovo stava alle sue spalle e aveva ascoltato esattamente quello che lui aveva raccontato. Per cui un grande giocatore, uno gli piaceva bere e mangiare, uno che fu coinvolto in un famoso scandalo napoletano, tipico dell'epoca, sia ben chiaro. Lui si innamorò di una cantante lirica. Questa cantante lirica, va bene, si chiamava Caterina Gabrielli, detta Cocchina, perché era figlia di un cuoco, era di origine romana. Va bene. Teniamo presente che all'epoca le cantanti liriche erano considerate donne, se non di malaffare, ma quasi simili. Tant'è vero che vi erano delle disposizioni delle autorità borboniche, ma questo non solo i Borboni, ma questo avveniva anche in altri stati e staterelli italiani, va bene. Quando venivano a cantare a San Carlo, eccetera, eccetera, avevano un periodo di tempo, va bene, cui erano autorizzate a essere presenti in quello stato. Però appena finito, diciamo così, il loro contratto, va bene, dovevano essere accompagnate dalla polizia alla frontiera e rispedite fuori, perché erano considerate donne di malaffare. Ecco, tanto per indicare questo principio fondamentale. Perché? Perché a un certo punto il buon Luigi d'Aquino si fidanza ufficialmente con questa Cocchina, va bene, e scorazza per l'intera città di Napoli, per via Toledo, una carrozza, va bene, facendo scandalo mondiale, usiamo questo termine, le critiche in corte, eccetera, eccetera. Tanto è vero che a un certo punto il re dovette intervenire. Intervenne con tutta la forza, la potenza sovrana che in quell'epoca vigeva. Il ragazzo, perché era un giovanissimo, va bene, fu inviato in residenza coatta in Puglia, presso dei cugini anch'essi d'Aquino, va bene, e la cantante fu accompagnata alla frontiera e dovette interrompere la sua esperienza a San Carlo. Teniamo presente che questa cantante ebbe poi un grandissimo successo all'estero, specialmente in Francia e in Germania. Va bene, se voi prendete il dizionario Treccani delle biografie dei personaggi più illustri italiani, c'è una biografia sul personaggio molto interessante, va bene. Era una donna che, però era una donna la quale dovunque andava creava dei grossi problemi, perché la sua bellezza e la sua sfacciataggine, usiamo questo termine, attirava gli uomini potenti dell'epoca. Non facciamo riferimenti a personaggi del cinema di oggi, però siamo là. Il D'Aquino in Puglia, va bene, a un certo punto scappa dalla sua diciamo così, prigionia
E scappa dove? A Malta. Malta. Perché scappa a Malta? Perché lui alcuni anni prima era stato fatto cavaliere di Malta a Napoli. E scoppiò un altro grande, diciamo così, putiferio. Perché secondo le leggi dell'ordine di Malta, un cavaliere di Malta non può essere usiamo questo termine, la giustizia è legata soltanto all'ordine, non può essere procrastinata ad altri, per cui la sovranità nazionale, va bene, deve essere rispettata, essendo un ordine a carattere nazionale. L'intervento del re di mettere in uno stato coatto un cavaliere di Malta non era da loro giustificato. Per cui quanto il buon Luigi scappa dalla Puglia verso l'isola di Malta, lui è aiutato, appoggiato proprio dall'ordine. La prima tappa è Palermo, la prima tappa è Messina, scusate. È sulla, diciamo così, porto di Messina che avviene il primo incontro tra l'allora Balsamo e il giovane cavaliere. L'incontro avviene in quanto il buon futuro Cagliostro, va bene, cercava un passaggio per l'isola di Malta. Perché cercava un passaggio per l'isola di Malta? Perché attraverso la madre lui era imparentato con alcune famiglie dove c'erano stati dei cavalieri di Malta, e uno di questi era morto da poco e lui sperava, andando a Malta, di poter recuperare, va bene, una eredità, una parte dell'eredità, va bene. Aveva incontrato un personaggio, teniamo presente che poi alla fine questi personaggi, quando si incontrano, perché si risultano simpatici l'uno con l'altro, il personaggio Balsamo è un personaggio certamente simpaticissimo sotto certi aspetti. È uno di quei giovani che si è costruito sulla strada. È uno di quei giovani che guidava delle bande dei ragazzini che con la polizia aveva tenuto parecchie volte a che fare e parecchie volte era stato acciuffato, parecchie volte aveva fatto anche qualche giorno di galera e compagnia bella, per cui era conosciuto. Però era un giovane che si imponeva con la sua forza e con la sua, diciamo così, intelligenza, va bene, molte volte intelligenza truffaldina, va bene, a imporre la sua personalità. Il personaggio, va bene, si innamora di questo giovane nobile napoletano e gli dice: senti, facciamo un patto. Io ti faccio servitore gratuito, vabbè, senza paga. Basta che tu mi dai un passaggio per l'isola di Malta. Arrivati all'isola di Malta, mentre il giovane Luigi è dedito alle, diciamo così, alle operazioni cavalleresche che dovevano subire ogni cavaliere che stava lì, va bene, il giovane Balsamo viene destinato a fare l'aiuto farmacista, va bene, dalla locale spezieria dell'ordine, dove lui impara, essendo un ragazzo intelligente, i primi elementi, va bene, della chimica, di quelli che erano allora, si facevano
vari medicinali che si facevano poi tutto a base vegetale, ancora la chimica, diciamo così, mineraria non era arrivata a quel punto. E durante questa permanenza nell'isola di Malta, a un certo punto i due giovani sono costretti a imbarcarsi in quella che è la campagna estiva delle navi dell'Ordine di Malta. E questa campagna si svolgeva, va bene, che si chiamava, aveva un nome particolare, e si svolgeva partendo dall'isola di Malta, si faceva il Pireo, Rodi, parte della Turchia, si arrivava fino allo stretto dei Dardanelli, poi si ritornava sopra, era un giro che serviva a far imparare ai cavalieri come contrastare i barbareschi, che in quell'epoca era una forza non indifferente. Va bene. Sappiamo ancora dalla storia che in realtà molti lidi, molti paesi della, diciamo così, della costiera calabrese in particolare, ma si sono spostati fino alle costiere, diciamo, di Terracina e così via. Va bene, questi assalti, queste incursioni da parte di questi pirati erano costanti, tant'è vero che molti paesi litoranei si trasferivano sulle adiacenti alture proprio per salvaguardare la loro incomunità. E quando il futuro Cagliostro diceva che aveva fatto un viaggio in Oriente, aveva conosciuto l'Egitto, aveva conosciuto la Turchia, che aveva conosciuto il famoso mago Altotas che lo aveva iniziato ai grandi misteri, in realtà era il servo di un nobile cavaliere di Malta che lungo questa crociera, va bene, crociera, aveva visitato alcuni posti e poi li aveva enfatizzati, portati alle estreme conseguenze. La cosa che forse è più interessante di tutta questa vicenda è che quando questi due personaggi poi rientrano in Italia, va bene, Cagliostro, Balsamo, non scende in Sicilia. Quando la nave maltese si ferma per il solito, sono viaggi a tappe, teniamo presente delle navi dell'epoca, non è che facevano grandi tragitti in alto mare, facevano lungo la costa. Lui rimane sulla nave, solo il cavaliere d'Aquino scende a Palermo, va bene, ma Cagliostro non scende, perché c'è un mandato di cattura precedente, va bene, perché aveva truffato un orefice, va bene. Anche lì è una storia abbastanza integrata. Lui, essendo indubbiamente aveva delle capacità intellettive, chiamiamolo come vogliamo, però era riuscito a un orefice a dire: guarda che c'è un tesoro nella montagna che sovrasta Palermo, che i saraceni in epoca cosa già avevano, io l'ho scoperto. Se tu mi dai 30 denari e compagnia bella in oro, io ti porto lì e ti faccio. Risultato che il gioielliere gli ha creduto. Lui, insieme a dei compari, lo porta in quel luogo, gli danno una bastonata al gioielliere e se ne scappano con il bravo. E nasce qui il, diciamo così, il mandato di cattura. E quando si ritorna a Palermo, il buon Balsamo non può scendere dalla nave. Scenderà invece a Napoli. Scenderà a Napoli insieme al cavaliere d'Aquino, il quale questa volta è lui che non può scendere, perché c'è il famoso
famoso, diciamo così, residenza coatta che lui aveva evitato nella maniera più assoluta. E tra l'altro, che cosa avviene? Mentre Cagliostro rimane a Napoli, il cavaliere d'Aquino scende a Roma. Va a attraverso Civitavecchia, va a Roma, eccetera, presso la famiglia Mignanelli, quella lì che c'è stata la famosa piazza, poi ci sta pure l'ambasciata spagnola di fronte, mi pare. Vabbè, che sono dei cugini, per cui lui ha anche un appoggio romano, va bene. Di Cagliostro rimane a Balsamo, rimane a Napoli. Che cosa avviene? Questa è un'ipotesi. Un'ipotesi che hanno fatto alcuni autori tedeschi. Durante il soggiorno presso la famiglia Mignanelli, una delle fantesche della famiglia era la famosa Feliciani, che sarà poi la sposa di Balsamo, la quale, essendo il nostro principe e dei principi, questo nobile Luigi, un donnaiolo, la mette incinta. Grande scandalo, perché stiamo parlando di uno dei discendenti di una delle sette famiglie più importanti del regno di Napoli. Legatissimi, va bene? Va bene, al Sacro Soglio. Uno scandalo del genere era inaudito, aver messo incinta una fantesca, una serva. Va bene. Allora lui, di fronte a questa difficoltà, che cosa fa? Chiama, ormai c'era un'amicizia consolidata, il buon Balsamo, gli dice: senti, vieni ad aiutare. Accorre. No, non trovava di meglio. Tra l'altro, se voi guardate le iconografie del personaggio Cagliostro, va bene, era un personaggio basso, abbastanza bruttino, non è che si presentava molto bene. Alcuni lo descrivevano anche come mezzo ingobbito, eccetera, eccetera. Gli fu affidata questa ragazza, che era bellissima. Gli sembrò di stare con un dito nel cielo, va bene. E lui salvò lo scandalo d'Aquino, però pretese che diventasse sua moglie. E quindi nasce poi, diciamo così, le famose peripezie avventurose di una coppia Cagliostro per tutta l'Europa. Che l'abilità, la capacità, e possiamo dire anche la bravura di questo Balsamo, è stato capace, va bene, di attrarre a sé le migliori famiglie europee. Parliamo da quelle della zarina Caterina in Russia, al re di Prussia, nella stessa corte di Francia. Se vi ricordate il famoso processo della collana della regina, va bene, dove fu coinvolto anche lui, anche se soltanto di striscio, non è che fu coinvolto pesantemente come altri. Tutto questo fa indicare che indubbiamente aveva delle qualità che faceva soggiacere gli altri sotto la sua potenza. Poi col tempo ognuno si accorgeva che quello che raccontava erano frottole o mezze verità. Tanto è vero, che lui in ogni singola località ci stava poche settimane, talvolta pochi giorni, che poi era costretto a scappare.
questo itinerario che è arrivato fino a Portogallo, la Spagna, ha girato l'Europa come non ha mai girato nessuno, e la sua fama era diventata tale, va bene, che tutti parlavano, perfino i giornali dell'epoca, se noi andiamo a consultarli, va bene, diceva: domani arriva il famoso mago Cagliostro nella nostra città. E lui trovava folle che lo aspettavano, perché era capace di vendere elisir di lunga vita, medicinali miracolosi, era capace di qualsiasi, di far rinascere per esempio l'oro dal piombo. Per cui era. Adesso una domanda si pone. Lui aveva imparato, sì, presso una spezzeria maltese, degli elementi rudimentali di chimica, di erbe e compagnia bella, cose hanno aiutato, eccetera, eccetera. Ma lui ha anche assorbito, appreso presso qualche comunità, va bene, di una certa importanza da un punto di vista iniziatico, dei segreti. E uno che lo aveva introdotto in questi ambienti era stato proprio Luigi d'Aquino, dei Principi di Caramanico. Il quale nobile, va bene, quando si stava avvicinando il momento della sua morte, era gravemente ammalato, va bene, e Cagliostro stava a Strasburgo, e il nobile disse: accorri sul mio letto di morte perché io ti devo parlare. Immediatamente abbandona Strasburgo e con un veloce carrozza si precipita a Napoli e raccoglie le ultime parole del nobile. Due sono le ipotesi, o due sono le, ambedue sono tutte e due vere. Una è che dalla relazione tra il nobile e la moglie di Balsamo era nato un figlio. Questo figlio, che poi alcune fonti parlano essere un ufficiale dell'esercito delle Fiandre, va bene, questo è anche un altro discorso. Tenete presente che a Napoli era molto importante il servizio militare. Non era obbligatorio, era volontario, e si rivolgeva in genere a truppe mercenarie. I reggimenti più importanti che sono a Napoli di quell'epoca sono stati 4 di Valloni, per cui abbiamo anche molti delle Fiandre, 1 inglese, 1 macedone, va bene, altri francesi. E in questi reggimenti le Fiandre avevano una grande importanza, e i nobili napoletani mandavano in Fiandre, nelle Fiandre, i propri eredi, i propri discendenti, i propri figli, va bene, a imparare le lingue, i costumi della zona, eccetera. Vi ricordate che lo stesso principe di San Severo, Raimondo di Sangro, a chi ha sposato? Una nobile napoletana, va bene, d'Aragona. Dove l'ha sposata? In Fiandra, perché stava lì. Stava seguendo, diciamo così, i costumi, la lingua, stava imparando, un po' come oggi noi mandiamo i nostri figli in Inghilterra presso qualche collegio di una certa importanza. E il figlio del nobile napoletano e della moglie di Cagliostro, eccoli, sposi. Dopo essersi sposato, lei sgrava e questo figlio viene
consegnato, va bene, accudito da una famiglia delle Fiandre. E alcune fonti parlano di queste cose. Sono fonti tedesche però, non sono fonti italiane. Però ha una certa validità, perché in realtà, perché questo rincorrere immediato di Cagliostro a Napoli per ascoltare le ultime parole? Forse voleva dire, mi raccomando, di non diffondere questo segreto che era rimasto tra me e te, di questo figlio segreto, va bene? Oppure doveva dare un... consegnare un messaggio iniziatico che poteva essere utile a Cagliostro, e lo possiamo anche arguire dal fatto che è aspettato la morte di D'Aquino per costituire e fondare poi in Francia il rito egiziano. Perché non l'aveva fatto prima? Perché certamente c'era un vincolo, un segreto, va bene, una barriera che doveva, non poteva superare, non poteva superarla, perché il buon Cagliostro, va bene, soltanto con la morte di colui che era il titolare di una tradizione egizia a Napoli, che risale, questo è abbastanza noto, che risale al tempo, non sospetto. Ne parliamo attraverso le accademie napoletane, della tradizione egizia si era conservata quasi intatta sin dai tempi dei romani, va bene. Ora il allora questi due potevano essere questi i due casi, un messaggio di carattere familiare, un messaggio di carattere iniziatico. Una cosa è certa, la fine di Cagliostro inizia con il rito egizio. Lui tenta di imporre questo rito anche a Roma, ed è stato l'errore più grave che lui avesse fatto. Voglio fare un passo indietro, perché molto spesso molti scrittori, specialmente scrittori moderni, ritengono che Balsamo e Cagliostro sono due personaggi diversi. Tre o quattro anni fa, presso gli archivi di Parigi, un professore di università di Palermo, su il cognome Messina, stranamente, va bene, scartabellando tra le documentazioni del Ministero degli Esteri riguardando Napoli, scopre un dossier sul personaggio Balsamo, che era successo, che purtroppo qualche archivista aveva sbagliato a mettere dal Ministero degli Interni, aveva spostato la pratica al Ministero degli Esteri, e per decenni, va bene, si era ignorato questa documentazione che era fondamentale, ma se l'andate a leggere è interessantissima, perché fu dato incarico dal Ministero, quando scoppiò lo scandalo del processo alla collana, va bene, il Ministero degli Interni francese chiese al console francese a Palermo, va bene, di fare un'indagine per sapere chi era questo personaggio, che era uno sconosciuto. E questo personaggio, e il console, dette incarico a un certo avvocato Bivuna, va bene, che era uno degli avvocati più noti della città di Palermo, va bene, di fare questa indagine. Ed è quell'avvocato che poi sarà, diciamo così, che introdurrà Goethe nel suo viaggio in Sicilia a trovare la famiglia di Cagliostro. Per cui
ci sono dei collegamenti che non si possono ignorare. E questa documentazione è fatta di documenti ufficiali, anagrafici, documenti del, diciamo così, del comune di Palermo, eccetera, eccetera. C'è anche una genealogia di tutta la parentela di Balsamo, credo almeno di 3 generazioni, tra cui compare anche, guarda caso, un Cagliostro, va bene, che era un cavaliere di Malta. Ritornando a noi, questa documentazione fu inviata dall'avvocato Bivona dal consolato francese arriva a Parigi, ed è la documentazione che è stata trovata recentemente, che non mette alcun dubbio che i due personaggi sono l'identica persona. Si sono inventati un po' di tutto, figurati, si sono inventati perfino che era figlio Cagliostro, era figlio Spurio del re di Portogallo e roba del genere. Ora, tutto ciò è indicativo per capire che il fascino di questo personaggio, io ho elencato quasi 5.000 opere, vabbè, in tutte le lingue, ormai la parola Cagliostro è una parola che indica un malfattore in pratica, è entrata nella lingua non solo italiana, ma nella lingua internazionale. Purtroppo questa è una conseguenza anche del fatto che non si è studiato, cioè si ignora che intorno a questo personaggio c'è un fascino, va bene, è fascino del mistero, è fascino di colui il quale per primo, va bene, ha valorizzato la femminilità. In un'epoca maschilista come era quella, va bene, era l'unico che dava alla donna un grande valore. Probabilmente c'era un fine secondario, se noi andiamo a vedere in realtà le donne che erano affascinate da Cagliostro e i testi, le relazioni, le monografie, i libri che queste donne hanno dedicato al personaggio, significa che indubbiamente era uno che, malgrado, come abbiamo accennato prima, la sua bruttezza fisica, va bene, aveva delle doti eccezionali. Io direi a questo punto però forse di fermarmi un attimo e chiedere, rispondere a qualche domanda, perché poi in realtà qua si può iniziare e non finire mai. Grazie. Come nasce questo, diciamo, il personaggio Cagliostro come nome? Perché a un certo momento ha avuto, fermo restando che lei dice che sono Balsamo e Cagliostro sono la stessa persona, perché c'è stata questa trasformazione del personaggio da Balsamo a Cagliostro? Ma indubbiamente le rispondo subito, nel senso che Giuseppe Balsamo era un ragazzaccio della Palermo, della suburra di Palermo, usiamo questo termine, perché poi se andiamo a vedere dove abitava e dove è andato a visitare poi la famiglia di origine, era una zona abbastanza malfamata. Il problema nasce dal fatto che Cagliostro ha usufruito, ha utilizzato il cognome, va bene, di un suo avo da parte materna, va bene, che l'ha utilizzato, guarda caso, in tarda età, va bene, cioè in un periodo, usiamo questo
periodo che inizia dal momento in cui lui si allontana da Roma, va bene, e comincia i suoi peripezie per Roma. Allora lui assume il titolo di Conte Alessandro Cagliostro. È da quel momento che inizia l'avventura del Cagliostro, quando lui si sposa, quando si sposa è ancora a Bassano, e gli altri, diciamo così, ma noi dovrebbe essere nel 67, quello Neri Scerni, che era un carissimo amico, purtroppo adesso non c'è più, è colui che fece il giro delle chiese di tutta la zona, va bene, e trovò gli atti matrimoniali del Cagliostro, delle Balsamo, va bene, perché poi la conclusione è facile a questo punto. E da quel momento che si passa da Giuseppe Balsamo, si passa a Conte Alessandro Cagliostro. Poi tra l'altro uno dei testi più interessanti che parla della vita di una donna, la Dalbian, francese, il quale ha scritto uno dei libri più belli che ci siano su Cagliostro. Va bene. Perché lei è andata in tutti i posti dove Cagliostro è vissuto. Ha fatto tutte le tappe a una, va bene. Perché solo le donne sono capaci di questa tenacità, di questa bravura, perché poi ancora oggi è il testo eccezionale, perché poi tra l'altro ha consultato i documenti che solo lei ha consultato e altri non hanno avuto la possibilità di consultare. Perché tra l'altro, vi racconto questo perché può essere un aneddoto, ma non è un aneddoto, un fatto vero, storico. Quando i nazisti occuparono la Francia, va bene, perché loro avevano sempre questa mentalità di dover requisire tutto ciò che è segreto, che è misterioso, eccetera, eccetera. Tutti i documenti che riguardavano la massoneria, Cagliostro, eccetera, eccetera, furono sequestrati e messi in bauli, pronti per essere spediti in Germania. Arrivati in Germania, però la guerra era finita e tutti questi bauli erano caduti in mano ai russi, i quali se li portarono nell'archivio di Stato russo. Solo l'anno scorso, due anni fa, l'archivio di Stato russo ha restituito agli archivi francesi tutta la documentazione. E da questa documentazione, che per tanti anni, va bene, dalla fine della guerra oggi, sono passati 70 anni, insomma, ecco, andiamo bene, non erano più stati studiati, va bene, sono uscite delle cose straordinarie, anche su Cagliostro. Se ho potuto rispondere alla sua domanda. Oh, questo figlio se ne... Sì, perché ne parlano due fonti, va bene, una olandese e una francese, e tutte e due confermano che era stato riconosciuto, va bene, però con un cognome che non è né Cagliostro né Balsa. Questa è la realtà. Perché era stato dato in adozione, probabilmente non conosciamo la famiglia adottiva, aveva preso quel cognome lì. In tutti i casi io sono sempre del parere che nuova documentazione prima o poi uscirà, perché non tutto quello che c'è sul personaggio è uscito fuori. Siamo stati fortunati che Messina, va bene, il professor Messina, sia riuscito a trovare questa documentazione che taglia la testa al coro, individuando il Cagliostro del processo della collana. Perché poi teniamo, quando a un certo punto Cagliostro fu interrogato dagli avvocati, dai magistrati parigini,
Lui firmò una sua dichiarazione, Giuseppe Balsamo ha detto Cagliostro. Per cui certe volte è la fantasia degli scrittori che diviene, che supera ogni limite, capito? È la stessa cosa quando lui fu prigioniero alla Rocca. Sì. Perché in quell'occasione anche firmò una ricevuta, perché aveva ricevuto in dono che non so che cosa, eccetera, eccetera, firmò come ricevuta con Giuseppe Massimo detto Cagliostro. Però coloro i quali sposano, bontà loro, la tesi che siano due personaggi diversi, dico, vabbè, però figuriamoci con la polizia vaticana dell'epoca, cioè vaticana, la polizia pontificia dell'epoca, va bene, erano capaci di, con la tortura di far dire quello, qualsiasi cosa, avranno costretto pure Balsamo o Cagliostro a dire, a firmare questa lettera in questa maniera. Questo poi, allora anche il processo della collana è la stessa cosa. Vabbè, siamo sempre là. Venga. Sì. Allora, quando lui arrivò a Roma, va bene, lui costituì una loggia con degli elementi francesi, va bene, perché c'era già una loggia francese a Roma, dove un certo De Loras, va bene, Cavaliere De Loras, era il maestro venerabile. E lui costituì una loggia a Roma e sa dove sta. Stava in La Malta, è l'attuale sede di Civiltà Cattolica, dove stanno i gesuiti, va bene, che è indicativo di certe ricorrenze, usiamo questo termine nel mondo. E la, questa loggia, va bene, che ammetteva anche le donne, sia ben chiaro, va bene, ne so tanto di quello scandalo, va bene, e indubbiamente fu dato l'ordine alla polizia pontificia di sequestrare tutti i documenti e tutti gli attrezzi, gli strumenti, gli arredi, che furono bruciati poi a Piazza della Minerva, dove oggi è l'elefantino, va bene, davanti alla chiesa, va bene, costrinsero il buon Cagliostro a fare in ginocchio tutto la navata, e tutto questo materiale massonico, gli attrezzi, i documenti, eccetera, fu bruciato. Vabbè. E la verità è che quel processo fu una farsa, in realtà, perché noi abbiamo degli elementi di quel processo attraverso la, un libro scritto da Barbieri, che era colui il quale era il pubblico ministero dell'epoca, usiamo questo termine, e per cui non poteva indubbiamente essere uno favorevole a, a Cagliostro. E tutti gli elementi che erano a favore del personaggio non compaiono, furono bruciati. E credo che probabilmente anche nell'archivio segreto vaticano ci sia ben poco. Vabbè. Mentre per i templari si è avuto la fortuna di trovare il verbale del processo, il verbale del processo Cagliostro sarà un po' più difficile, va bene, anche perché io gli faccio sempre un esempio, è mai possibile che quando Carlo III, Carlo VII di Napoli, Carlo III di Spagna, poi diviene Carlo III di Spagna, sciolse la massoneria a Napoli, consegnò a Benedetto XIV tutti i documenti che erano stati trovati dalla polizia borbonica presso le logge e presso la casa di Raimondo di Sangro, tutta questa documentazione è sparita nel nulla. Cioè, malgrado le ricerche, e ci sono 280 nominativi
di una loggia napoletana, che era quella del principe, va bene, che sì, sono riuscito a ricostruire per vie traverse un 30-40 nominativi, ma altri 240 sono spariti completamente ed erano i personaggi più importanti della cultura e della politica del regno di Napoli e Sicilia, perché allora le due Sicilie non, era una tradizione che è tanta, nasce dopo Murat, il regno di Napoli e di Sicilia, che va bene, ignoriamo completamente. Ed è un peccato, perché si potrebbe ricostruire completamente tutta la storia. Teniamo presente che la massoneria a Napoli, ne parlavo con il collega e amico precedentemente, è stato il crocevia di una guerra economica tra grandi potenze internazionali. E allora l'Olanda era una grande potenza internazionale. Dimentichiamo la Compagnia delle Indie Olandesi. E Napoli era un crocevia dove, attraverso le logge di rito inglese, di rito francese, di rito olandese, va bene, tentavano di avere un predominio in campo economico. Per cui sempre dietro a queste cose, va bene, c'è un discorso che non è solo iniziatico, esoterico, ci piace a noi parlare dei misteri, eccetera, eccetera, ma dietro ogni mistero sì, c'è la pura materialità. Usiamo questo termine. Tradirlo? Sì. È vero, perché la moglie a un certo punto qui a Roma, naturalmente, è una delle tante, non solo lei, va bene, è stata una delle peggiori accusatrici, va bene, per salvare la pelle, infatti poi dopo alla fine la pelle l'ha salvata, però fu richiuso in un convento per vita natural durante, capito? Parlando di i Cerni che fece delle ricerche, individuò anche il monastero, che stava vicino a Piazza Navona, dove la Feliciani fu rinchiusa. Allora, vabbè, io poi tra l'altro mi dispiace, mi dispiace di essere stato anche sintetico e anche ho fatto le cose naturale, non tra il fratello Francesco e il fratello Luigi ci fu un importante processo a Napoli. Perché fratello Luigi chiese al fratello più importante, che era il primo genito, il principe, insomma, ecco, colui che aveva il titolo e aveva i feudi, chiese delle somme importanti. Somme importanti che il fratello gli chiese, ma a te che te ne serve, che sei solo, sei celibe, e compagnia bella, eccetera, eccetera. E lui non gli rispose e pretese queste somme di denaro. Se però andiamo a vedere il buon Cagliostro che girava per l'Europa, ma i soldi che gli servivano per girare per l'Europa, chi glieli forniva? È una domanda. È una domanda. E uno si pone. Però se uno va a leggere le carte di quel processo tra i due fratelli, va bene, capisce che qualcosa sotto ci stava, va bene, quei soldi servivano a qualche cosa, perché non è che il Luigi facesse questa vita così brillante. Dopo la vicenda della Gabrielli, della famosa cantante lirica, va bene, lui in pratica era ritornato nel seno dell'ordine dei cavalieri di Malta, che poi tra l'altro facevano anche una vita abbastanza di povertà, va bene, perché erano terzi generi, erano coloro i quali non avevano dei grandi, i primi generi sì,
li aiutavano economicamente, ma non a questi livelli. Ma più che di studi, io sarei del parere che lui aveva una forte capacità ipnotica. Va bene. Quando a un certo punto lui inventa, perché proprio ha inventato il rito egizio, lui ha inventato le pupille. Pupille. Le pupille sono le sorelle massone, come vogliamo chiamarle, l'elemento femminile della loggia. Va bene, le quali attraverso degli esperimenti che lui faceva, va bene, comparivano come angeli durante queste rappresentazioni iniziatiche, va bene, che avevano un fascino. Cioè, quando uno assisteva a queste, diciamo così, scenografie, va bene, che era accompagnato da vesti particolari, sgargianti, c'erano tutto illuminato da candele, simboli che certamente attiravano. Teniamo presente l'importanza del simbolo, va bene. Quando noi dobbiamo lavorare con il nostro cervello sul simbolo e farlo nostro, costruirlo in noi stessi, allora noi capiamo in quel momento che cos'è la potenza del simbolo. Ma non dico assai, ma i simboli di certi partiti, i simboli di certe nazioni, i simboli, perfino le sigle dei negozi oppure di certi prodotti. Ecco l'importanza che lui usava. Lui sapeva manipolare le persone ed era una grande abilità, va bene? E aveva certamente delle grandi doti ipnotiche, questo senza dubbio. Specialmente con l'elemento femminile, come ho detto prima, perché lui l'ha valorizzato, l'ha portato su. E se io dico che oggi il femminismo deve molto a lui, va bene, non dico una cosa astratta, ecco. Diventavano angeli, sì, mica diciamo una cosa, capito? Mentre fino allora l'elemento femminile era considerato più un fatto demoniaco che altro. Viene iniziata a Londra in una loggia di mercanti, va bene, nel suo viaggio che fece a Londra. Sì, questo avviene subito dopo e compagnia bella, ma quella è pure un'altra storia, cui una loggia di mercanti che l'aveva accettato, non si sa perché e per come, però dopo se tentare inutilmente di dire che non era vero con Maglia Bella, perché è chiaro che anche a Londra ne fece tutti i colori, va bene, e lì si inventò il famoso discorso, il gran Cofton, va bene, perché sembra che sia stato un inglese che si chiamava Cofton a suggerirgli di usare questa terminologia del gran Cofton. Poi se entriamo nell'ambito di aneddoti, noi stiamo fino a dopodomani qua, Guarda, sul mito e sulle leggende se ne raccontano di tutti i colori, compreso quello che quando a un certo punto i francesi occuparono la preso la pesca di Cagliostro e ci taffiarono lo spumante e si bevvero tutto. Per cui si può raccontare tutto e tutto. È un fatto vero che i francesi, quando occuparono la zona, la prima cosa che fecero cercarono di individuare il luogo dove c'era la tomba di Cagliostro. Questo senz'altro. E poi si sono inventati il teschio e si passavano l'uno con l'altro, con il vino, con lo spumante.
era, va bene, questa è pura fantasia, secondo me. Lasciando la, insomma, la storia, se è vero o no, sì. Quindi considerando solo la storia, è possibile estrapolare una morale? E questa morale in ogni caso viene sposata dalla massoneria o viene, va un po' a contrapporsi a quelli che sono i principi della massoneria? Allora, usiamo questo termine, che in realtà in quell'epoca la massoneria, le massonerie, diciamo, è più giusto dire le massonerie, erano dei circoli e o delle comunità di persone dove sposavano la cultura. Dopo il periodo delle accademie, del 500 e del 600. Nel 700 queste società iniziatiche erano le uniche, erano sopravvissute, dove gli intellettuali si potevano riunire e potevano discutere dei loro principi. Speculativa, esattamente. Infatti viene chiamata speculativa. E diciamo che dal periodo di Isaac Newton che inizia questa parabola, va bene? E la cosa interessante è che in realtà è diventata nemica della Chiesa ed è diventata nemica anche dei monarchi perché non era controllata. Le accademie, per esempio, del 500 e del 600, per distruggere, richiamavano società eretiche e venivano tranquillamente chiuse dopo un certo numero di anni. Va bene? Perché quando certe norme, diciamo così, pontificie, erano dei veri e propri dogmi all'epoca, va bene, venivano oltrepassati o venivano discussi, va bene, l'eresia era dietro l'angolo. Non parliamo di Giordano Bruno, tanto per citarne uno. Quando io dico Giordano Bruno è stato uno dei, diciamo così, progenitori, di Cagliostro, non dico una fesseria, perché Giordano Bruno era quello che aveva detto la vera religione è quella degli Egizi. Ha scritto pure, ed è stata una delle accuse di eresia che gli sono state rivolte. Ecco, e questi vari tipi di massoneria, va bene, sono anche servite ai vari monarchi per fare i propri affari espansionistici, commerciali, chiamali come vuoi, ma era all'epoca di queste cose, va bene? Oggi non è più così, anzi forse soltanto in Inghilterra può essere uno strumento per tenere sotto controllo certi territori ancora del Commonwealth e così via. Ma oggigiorno io sono sempre del parere che se si vuole colpire qualcosa, mi raccontavo uno, io ho iniziato facendo il giornalista, no? Va bene. E a un certo punto io scrivevo nel Corriere di Napoli. E uno dei giornalisti, mi ricordo, Bassan Pugliese si chiamava, mi diceva, ricordati che gli italiani si attaccano a tre parole. E tutte e tre cominciano bene. E quando tu scrivi su queste tre M, hai sempre fortuna e sarai sempre eletto. E io dico, dai, queste sono le tre M. Mafia, massoneria e Mussolini. E poi gli italiani sono contenti. Tanto per far capire che poi vengono mitizzati certi argomenti. Se bisogna colpire, diciamo così, sul nulla, va bene, la massoneria è un ottimo elemento da... No, la massoneria consegnò, la massoneria ufficiale consegnò a Trento, questi sono fatti storici, al Cagliostro, al vescovo vescovo di Trento, praticamente dicendo non è una persona di nostra fiducia, fatene quelle che volete.
e se rimane lontano, decisivo, e se rimane anche, diciamo così, il rito egizio, perché per esempio il generale Montemayor, che era un generale napoletano, continuò a far rivivere per molti anni il rito egizio, e probabilmente credo che ancora in qualche parte d'Italia c'è qualcuno che si... Se, che si... No, ma non è tanto quelle, perché quelle non hanno il rito egizio. Il rito egizio è una cosa a sé stante. Piazza del Gesù e, o il Grande Oriente d'Italia sono le massonerie cosiddette ufficiali, no? Va bene. No, quello è un rito particolare. È un rito particolare dove, diciamo sì, la magia ha il sopravvento sulla ritualità. Ecco, usiamo questo termine. Ascoltiamo l'ultima domanda. Sì. Così l'ingenuità. Non ho capito. No, qui sono tutti ferrati, io no. Cioè, voglio sapere, quali sono questi tesori di sapienza che sono stati trasmessi da Aquino a Cagliostro? Bisogna frequentare una loggia per saperlo. No, o è tutto è diventato esoterico. Allora, io imposterei in altra maniera la questione. Ha fatto molto semplice, che non sappiamo quello che cosa gli ha detto il buon Luigi d'Aquino alla Cagliostro. In realtà Luigi d'Aquino era il depositario di una tradizione mediterranea. Questa tradizione mediterranea, che risale a tempi immemori, e teniamo presente per esempio il culto di Iside a Napoli, però era prima di Roma, vabbè, il culto di Iside a Napoli era molto diffuso. Bene. E da Napoli è partita poi per conquistare Roma. Ed era un culto di privilegiati. Era una vera e propria setta. Va bene. Non era popolare come poi divenne quello mitriaco. Va bene. A un certo punto sembrava che potesse avere il sopravvento sulla religione cristiana, che né contemporaneamente si espandeva. Vabbè. E quando a un certo punto a Napoli si è conservata questa tradizione egizia, si è conservata, come dicevo prima, attraverso Giordano Bruno, Pontano, Campanella, Della Porta e Compagnia Bella, tutti i membri delle accademie dell'epoca. Quando parlo che furono tutte condannate per eresia, è perché queste contrastavano completamente gli elementi dogmatici che la Chiesa voleva proporre. Faccio un esempio che taglia la testa a torto. L'unico regno in Europa dove il Santo Ufficio non ha potuto mai installarsi, non si è mai potuto installare, è stato il regno di Napoli. Quando hanno tentato, c'è stata la rivolta popolare, è indicativo questo, per cui c'era una forte tradizione locale, Telesio in Calabria, tanto per citare un altro, ma se ne possiamo buttare sul calderone tanto e tanto di quel materiale in materia, per far capire che questa tradizione poi si è aggruppata, si è coagulata intorno alle logge, perché era l'unico asilo che quell'epoca e quella società permettevano. Era solo, diciamo così, è come se oggi, dove ci rivolgiamo? Ai salotti, a qualche libreria che ci accoglie volentieri e Compagnia Bella, ma abbiamo perso però quel concetto, eccetera, quando scienziati, intellettuali di ogni genere si riunivano, va bene, ricordo il buon Le Pinzolla, forse qualcuno avrà sentito la conferenza precedente, va bene, e Le Pinzolla era uno di quelli che partecipava una volta all'anno in Svizzera a una riunione
dei più bei cervelli d'Europa, i quali si riunivano e decidevano tra di loro, che erano scienziati, intellettuali, letterati, per cui erano le varie branche in compagnia aperta, i quali si scambiavano tra di loro le ultime scoperte. E attraverso questo osmosi tra di loro uscivano delle cose stupende, va bene? Cioè era veramente la cultura ed era il vero progresso, che è quello intellettuale, non tanto quello tecnologico. E molto spesso quello tecnologico ci porta a essere, ad avere strumenti infernali tra di noi, compreso questo che ti ho attaccato, perché non posso farne a me.